Padre, nella tua prescienza conosci tutto prima che sia, e quando è, lo guardi essere con il tuo sguardo imperscrutabile. Quanto è lontana da te l'angoscia che mi opprime, l'angoscia che mi legge in viso e nel cuore è quella del presentimento. Tutto ti è comprensibile, anche questo. Eppure dubbi tutt'allora che questa sofferenza non ti arrivi. Poi subito di questo mi ravvedo, perché è solo la tua misericordia. Padre, che sta per accadere che per te non sia già stato? Cos'è questo sgomento? C'è nel tempo qualcosa che mi affligge. Il tempo è degli umani, per loro lo hai creato. A loro hai dato di creare, di inaugurare epoche, di chiuderle. Il tempo lo conosci, ma non lo condividi. Io dal fondo del tempo ti dico, la tristezza del tempo è forte nell'uomo, è invincibile. Gesù nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù andò in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E avanzatosi un poco si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacio, che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì, e lo baciò. Padre, siamo nell'orto degli ulivi, così chiamano il luogo qui a Gerusalemme. Mi prostro con la faccia a terra, dico parole dissonate. Passi da me questo calice, ma non come vorrei, come tu vuoi sia fatto. Ciò che si prepara è nelle scritture, a quello ho ordinato i miei pensieri, punto per punto. Eppure, esito ancora, farnetico che sia revocabile. Tu entri nel groviglio umano e lo disbrogli, pure così lontano come sei, nella tua eternità, da questi nodi delle esistenze temporali. In te, pietà ed amore riempiono l'abisso di questa differenza. Intendimi. Ma ecco, vieni gente, sono già qui, e Giuda, uno dei dodici, lo accompagna una moltitudine per niente pacifica. Hanno bastoni e spade, è chiaro non valeva a che punto della tragedia sia. E io che follemente, che umanamente ti chiedevo di rimuoverla. Giuda, tu lo vedi nella notte e leggi i suoi pensieri, mi si accosta, mi dà saluto e bacio. È il segno. Gesù condotto di fronte all'autorità terrena. Dal Vangelo secondo Matteo. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, ecco, ora voi avete udito la bestemmia.
che ve ne pare? E quelli risposero, è reo di morte. Sono ora padre in balia degli uomini a cui tu mi hai mandato. Che fare? Io li ho amati. L'amore ha molte forme, tutte le ho provate e fatte ardere, anche il rimprovero, anche il duro ammonimento. Mi sono fatto amici in gran numero, ma un esercito sono i miei nemici. Io tutti li amo, tutti, ma quanti comprendono? Il male contro cui contendi, anche qui ha le sue sedi, i suoi nascondigli. A me come viatico soltanto l'amore è stato dato. Non ho avuto altra arma per difendermi. Mi prendono e mi portano dinanzi ai loro giudici. Sono tue creature. Sono miei fratelli. Hai messo loro in cuore la sete di giustizia, ma la presunzione di saziarla non viene da te. Viene dal demonio, il giusto. Fu acceso quel desiderio contro quale iniquità primaria? Tua, padre, oppure del maligno contro te? Su questo principio non si placa la controversia umana. Ed ecco, in nome tuo succedono impietà, soprusi, disegni miserabili, perfide, ipocrisie. Alcuni uomini giudicano altri uomini. La sentenza dal Vangelo secondo Matteo. Pilato disse alla folla: che farò di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Allora, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Sono dinanzi a loro, nel Sinedrio. Mi scrutano i sommi sacerdoti, mi vogliono colpevole, covano contro di me pensieri perversi, mi provocano, irritati dal mio silenzio. Mi consegnano a Pilato e mi scherniscono. Applaude la turba dei miei simili, si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta, mi vogliono in croce, strappano al procuratore la sentenza. Ma in che cosa le offese che mi odiano a tal punto? A che rancore danno sfogo su di me, che sono il più vulnerabile? Li guardo, padre, come tu li guardi, ma il tuo ed il mio sguardo non sono comparabili. Vogliono uccidere il mio divino in me e vogliono questo in nome tuo. Perché, padre, talora mi domando, l'incarnazione è tra gli uomini? Perché non in altra specie, tra quelle delle tue creature visibili, che pure ti testimoniano, gli uccelli, i pesci, le gazzelle, i gai? Ma questa perduta specie vuoi riconciliarti? Mi hai affiliato all'uomo perché figlio dell'uomo, trafitto dagli uomini, sanguinassi, e questo fosse il prezzo del perdono e del ricominciamento. Deliro, non badare. Aiutami, ti supplico. Gesù caricato della croce. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati del governatore con
condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve, re dei Giudei, e sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Questa barbaglia alzata contro di me ignora tutto di te, di me e dello spirito. Non conosce nemmeno il motivo dello scandalo, ha solo in corpo un furore distruttivo da sfogare. Sono anche questi gli uomini a cui tu mi hai mandato. E io tra loro sono venuto conoscendo in verità. Ore di affetto e di dolcezza ed altre di amarezza inconsolabile. Questa brutalità mi annuova. Il divino che è in me, quello voglio uccidere. Questa bramosia lecita, sfogare sopra un misero e indifeso corpo umano che hanno nelle loro mani l'astio di un antico inconfessato paragone con la divinità. Questo mi esalta. La mia pochezza. Odiano me, padre, altri la mia pochezza, maledicono l'umiltà che ho messo nell'essere il tuo figlio, profanando la grandezza nella quale ti pensano. Eppure, abbi pietà. Perdona. Ho cercato di aprire la loro mente alla tua luce, con molte parabole dettate. Ma l'errore è enorme. Devono ancora molto, molto crescere. Intanto vedi che scempio fanno di me e che ludibrio. Percosse, schermi, insulti di ogni specie punteggiano il cammino all'uscita dal pretorio dopo la resa di Pilato alla torba furibonda. Ancora, padre, ti chiedo se questa ignominia è necessaria. Tutto è scritto, lo so, ma nulla è revocabile. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo ho insegnato a dirti. Come in cielo, così in terra, ho aggiunto. Il tuo regno non è venuto ancora. Ecco, mi addossano una croce da portare tra sputi e contumelie. Oh, padre, non vedo venire a me nessuno dei tuoi angeli. Gesù, aiutato dal Cireneo, dal Vangelo secondo Matteo. Mentre uscivano dal pretorio, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prendere su la croce di Gesù. Sono caduto tutto il peso. Hanno dato a portare la mia croce a uno Simone di Cirene. Temevano che soccombessi. Qualcuno ha avuto un pentimento, ma è stato solo un attimo. Perché mia madre mi segue e non si allontana, così strazia il suo cuore e il mio non regge il suo martirio. Perché non le ritornano alla mente le parole di Simeone? Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Eravamo al tempio, in uno
questo è l'ultimo, il più catastrofico di tutti. Rovina su di me il mio edificio. Pietro mi sta rinnegando. Lo vedi, padre mio? E taci! Anche tu mi stai abbandonando. Da qui passa la via per la resurrezione. A questi ore di voi ancora chiedo, è volontà tua oppure a questo scempio non hai posto rimedio? Rimedio non ce n'è. Talora si perde il mio pensiero se il tuo non lo soccorre. Come solo l'uomo, come può esserlo? Tu sei dovunque, ma dovunque non ti trova. Ci sono luoghi dove tu sembri assente, e allora geme perché si sente deserto e abbandonato. Così sono io. Comprendi? Gesù incontra le pie donne. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Conoscerò la morte, la conoscerò umanamente. Da questa angusta porta mi affaccerò su lei, che tu, vita onnipresente, non conosci se non per negazione. 3 giorni durerà per me così, perché per altri non è fine. Poi la vita mi richiamerà a sé e avrà la vittoria. È previsto fin dal principio. Quella pausa, padre, mi impaura. È un luogo dove tu non sei e io da solo senza di te panetto. Che cosa mi aspetta? Chi governa il nulla, il non presente, il non essente? O è un inganno della veduta umana, ciò che io talvolta ti confesso? Devo io portare la vita dove la vita è assente e portarla con la mia morte. E questo è il prezzo, questo supplizio. E così, padre, io vanamente ti tormento, più che la morte e la via per arrivarti, la via crucis, che mi dà angoscia, perché è dolorosa e aspra nelle carni e spezza il cuore di Maria, mia madre, perché è infame e odiosa, e la resta di questi uomini e donne aizzati contro me. E mi tormenta il dubbio che il mio insegnamento sia fallito. La mia permanenza sulla terra è stata vana. È bella la terra che tu hai dato all'uomo e alle altre creature del pianeta, scelto per loro in mezzo all'universo. Io non sono di questo mondo, eppure non potevo se non teneramente amarla. E ora quell'amore mi si ritorce contro. Non è su me che voi dovete piangere, ho detto alle donne impietosite, ma su vostri figli e su voi stesse. La terra sarà fatta luogo di dolore, ma il mio sacrificio è scritto che vi assolva. Piango anch'io, Signore. Vedo i miei fratelli che afflitti rifaranno questa via nei secoli, nei millenni.
Gesù, il pensiero della morte. Dal libro di Giobbe. Hanno orrore di me e mi schivano e non si astengono dallo sputarmi in faccia. A destra non sorge la ragazzaglia, smuovono i miei passi e appianano la strada contro di me per perdermi. Mi ha gettato nel fango, sono diventato polvere e cenere. Io grido a te, ma tu non mi rispondi, insisto, ma tu non mi dai retta. So bene che mi conduci alla morte, alla casa dove si riunisce ogni vivente. Ma qui nessuno tende la mano alla preghiera, né per la sua sventura invoca aiuto. Non ho pianto io forse con chi aveva i giorni duri e non mi sono afflitto per l'indigente. Eppure aspettavo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il buio. Dall'orizzonte umano in cui mi trovo a guardare il mondo diverso che hai creato, si affrontano due eternità, la tua vivente e luminosa e l'altra senza luce e senza modo. Anche la morte pare eterna. È duro convincervi gli umani che non ci sono due eternità contrarie. Il tutto è compreso in una sola. E tu sei in ogni parte, anche dove pare che tu manchi. Tuo il regno, tua la potenza. Tuttavia la morte è una regione dove sei, sì, ma non vivente, inerte in un perscrutato solo. Questo pensano gli umani e pensano ai demoni. Pensano alla potenza delle tenebre. Anche io, figlio dell'uomo, temo la prova che mi attende, prescritta anch'essa dall'eternità e irrevocabile. Perdona i miei pensieri infermi, i miei farineticamenti. Io che in nome tuo ho resuscitato Lazzaro, ho paura e dubito che la morte sia vincita. Ma a questo mi hai mandato, a vincere la vittoria della morte. Una donna pietosamente. Dal libro del profeta Isaia e dal libro dei Salmi. Non ho apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Perché, Padre, ti confido quando già sfaglia da sempre. Ma è dell'uomo piangersi e mendicare conforto. Qui i soldati si uniscono alla turba. Secchiano con le loro lance. Vacillo, sto per cadere una seconda volta. Una donna pietosamente mi passa sul viso e mi annuncia. Qual è il peccato di tutti questi uomini? Lo stesso dei loro padri. Il peccato di essere uomini. Genia, guerriere di Adamo. Io lo laverò questo peccato, così è scritto. Faremo un patto nuovo, una nuova stabile alleanza, così ho detto.
il loro peccato non lo sanno. Sanno le loro mediocri colpe umane, ma il grande peccato per il quale io muoio non lo sanno. Perdona loro anche per questo. Solo un rimorso per loro incomprensibile li attanaglia, un antico debito che li affligge i più puri di cuore. Altri sono empi e commettono impietà, ma altri non si macchiano di colpe, di violenze, di stupri o di ruberie. Osservano la legge, ma con aridità di cuore, e sono i più nefasti per il mondo. Il loro peccato non lo sanno, ma tutti hanno un loro malessere nel cuore. Seconda caduta, Gesù e la famiglia umana. Dal libro delle Lamentazioni. Io sono un uomo che ha provato la miseria sotto la svezia della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra. Ha ostruito i miei sentieri. Mi ha spezzato con la sabbia i denti. Mi ha steso nella polvere. Padre, come vorrei fosse passato questo tempo di oppressamento alla morte e alla resurrezione. Sono caduto ancora sotto il peso della croce, tra sputi, contumeli e derisioni, ma più penoso è il cammino che attraversa il paese della mia umana debolezza. È un cammino solitario, nessuna pietosa lamentatrice lo compiace. Il re dei giudei, come dicono per schermo, non ha corte, è lasciato solo, solo come solo l'uomo in mezzo alla sua caotica famiglia. L'ho amata la famiglia umana, finché era amabile e ben oltre. Ho strappato da loro i miei discepoli per farne una più grande e santa, ma è stata troppo fragile la costruzione e non ha retto all'urto. Brutalmente la mia famiglia mi rifiuta. Eppure com'era tenero l'accordo quando c'era, e io non ero solo il maestro o il medico prodigio, ma il fratello delle loro miserie e delle loro consolazioni. Ma dovevo, padre, spesso rientrare in me per ritrovarti e ritrovare in te me stesso. Ho posto troppa distanza tra me e loro, ma volevano in fondo proprio questo, che io li sovrastassi come maestro nella sapienza e nella potenza sanatrice. Puri di cuore erano in pochi, e io ne ho molti purificati, molti. Terza caduta, il male e l'innocenza. Dal libro dei Salmi. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forze. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Hai voluto, padre, che conoscessi fino in fondo il malvolere degli uomini, vedessi il loro disamore crescere in odio e in avversione. Conoscevo abbastanza. La perfidia covava in segreto il più cruente brame. La canaglia mi oltraggia, mi insulta, mi deride, però non può impedire al lamento dei pietosi di arrivarmi. E flebile.
febbre, ma giunge fino a te se tu volessi dargli ascolto. Ma la tua volontà è imperscrutabile. Padre, lo Spirito parlò per bocca di Isaia. Quel che disse, lo so, è irrevocabile. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudichiamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Padre, il Figlio dell'uomo sente venire di me l'amore per gli uomini. Sarebbe la sconfitta più penosa. Fa che questo non accada. Il lamento dei pietosi. Dal libro dei Salmi. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo, egli otterrà benedizione del Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Il panno umido sul viso mi ha dato un breve sollievo. Sono caduto per la terza volta. Qualche braccio soccorrevole mi ha sostenuto per rialzarmi, ma il peso per le membra che ho è troppo grave. È il castigo della carne. Questo alla loro ferocia piace molto. Il supplizio della misconoscenza e del tradimento alla loro perfidia è un piacere più sottile. Lo delibano i sommi sacerdoti. Ma ora, Padre, sono ingiusto. Ci sono anime innocenti, creature pietose che si angosciano, non si danno pace. E questi ti prego, prediligili. Tra loro c'è mia madre. Ci sono uomini e donne al cuore che la accompagnano. E molti altri addolorati e increduli. Sempre, dal principio fino all'avvento del tuo regno, il bene e il male si affrontano. Oggi va al male, secondo appare a noi, la palla. Tra gente come loro, ho seminato le beatitudini, erano meravigliati. Alcuni un giorno capiranno, ma io sarò morto e risorto. Per tutti quelli che capito avranno e perché loro che saranno rimasti chiusi nell'ottusità. Tutti potranno essere salvi, così vuole l'alleanza. Ma dove andiamo? Dove va questo triste processo? Mi conducono a molto. Gesù nella terra degli uomini. Sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. Ma è bella, è terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto. In un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile e esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade. Mi sono
divenuti cari oggi, e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo la terra, ma ora mi addolora lasciarla, e perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case, i loro ricordi da pena dover abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi, gli animali. Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano il Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, oppure troppo uomo. Il terrestre l'ho fatto troppo mio, o l'ho rifuggito. La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Mi alzano alla croce dal Vangelo secondo Matteo. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano, quasi delirante. Accoglilo com'è, un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discusso. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo, ricongiunti nella Trinità, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, e la mia debolezza mi afferma, mi alzano dalla croce piantata sulla collina. Padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu so. E di uomo, infatti, l'estremo pensiero. Subentro io, testimone della passione. Gesù, svenuto in croce fra altri due condannati, a tanto avvilimento ha scelto di abbassarsi. Ma il bene e il buono fioriscono talora nell'intima lordura. Sono i due lati e i due ladroni. Uno irride alla sua impotenza. Sei tu il Cristo. Salva te stesso e anche noi. L'altro lo segue nella sua passione e ritarguisce il compagno di pena. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla sua stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli,
invece non ha fatto male alcuno. Poi dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù riprese i sensi, lo rassicura: stasera sarai con me in paradiso. Le guardie si dividono in quattro i suoi indumenti e se li giocano a sorte sopra la sua tomba. In furia la misconoscenza s'abbuia la stortura della loro ragione. O sei tu, Signore, che vuoi perdere questi uomini? Nel Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Dove sono i fedeli di Gesù? Pochi sono rimasti sulla scena. Lo sgomento e la paura hanno fatto il vuoto. Tre donne stanno presso la croce. Sono Maria, sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. Dall'altro lato della croce Gesù guarda sua madre, distrutta dal dolore, dice: donna, ecco tuo figlio. Ed indica Giovanni, e poi voltandosi al discepolo: ecco tua madre, abbi cura di lei. Si stringono legami tra creature nel segno dell'amore di Gesù, mentre il mondo di prima va in rovina. Gesù ha sete, gli portano le labbra una spugna imbevuta di aceto. Padre, perché mi hai abbandonato? È il suo ultimo grido umano. È di uomo infatti l'estremo pensiero del figlio dell'uomo sulla terra. Consumato est. Resurrectio. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe di Arimatea ha preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. Gesù è morto, il cielo si oscura. L'aria si ottenne, un boato immane, un sussulto spaventoso, il terremoto scuote e squarcia la terra, la vita si ritrae in sé e rientra nelle sue, la terra nei suoi ricordi. Comincia il pomeriggio più angoscioso che mai sia stato al mondo. La sera un discepolo nascosto, il ricco Giuseppe di Arimatea, si fa avanti e chiede a Pilato il corpo di Gesù. Pilato lo concede, deposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo e sepolto nella tomba che Giuseppe si era fatto scavare nella roccia. Un masso viene fatto rotolare subito a chiudere l'ingresso, tutto in fretta, prima che la parascella finisca e il sabato cominci. Il sabato è passato, presto nella mattinata vanno alla tomba le donne portando robe, ma trovano il macigno rotolato via lontano. Entra
esclamano due angeli in vesti sfolgoranti apparsi all'improvviso. Non è qui, è risuscitato. Corrono ad annunciarlo agli apostoli stupiti e incredibili. Coro, preghiera. Dal sepolcro la vita è deflagrata. La morte ha perduto il duro agone. Comincia un'era nuova. L'uomo riconciliato nella nuova alleanza sancita dal tuo sangue ha dinanzi a sé la via. Difficile tenersi in quel cammino, la porta del tuo regno mi stretta. Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ora sì che invochiamo il tuo soccorso, tu guida e presidio. Non ce lo negare. L'offesa del mondo è stata immane, infinitamente più grande è stato il tuo amore. Noi con amore ti chiediamo amore. Amo.